Questa qui è una buca che non ho fatto io. Allora, questa qui è quello che rimane di una Crotal Bell. Una buca che ha lasciato lì. Questa è un'altra buca lasciata aperta. Oh. Tommaso prepara il suo Mine Lab Excalibur. No, cos'è? Scusami, l'Explorer questo? Sì. Mine Lab Explorer. Io sono sempre con... Andiamo a farci quel campo. Si è durissima la terra. Si trova del piombo. È marmorizzata. Un vassolo. Piombo. Questa qui è una buca che non ho fatto io, ma c'è passato qualcun altro prima di me, già secca, tutta secca. Una buca che ha lasciato lì, hanno tirato fuori sicuramente questa, sicuramente, e non l'hanno chiusa. Qui ce n'era un'altra, identica, e adesso ce ne saranno delle altre. Allora, questa qui è quello che rimane di una Crotal Bell in quella buca lì, che non abbiamo fatto noi, ma che hanno fatto quelli che sono passati prima di noi senza chiudere le buche e senza tirare via i target. Quindi hanno fatto della fatica per l'arma del cazzo e anche dei danni, perché se non chiudi le buche fai dei danni. Ce n'è dappertutto. Questa è un'altra buca lasciata aperta. Poi dopo si lamentano se i contadini non ci fanno entrare nei loro campi. Questa è una buca lasciata aperta, scavata da un metal detectorista, da un deficiente più che altro. Non ci vuole tanto fare una roba così. Comunque è pazzesco la gente che non chiude le buche, veramente. Ho deciso di andarcene perché il campo è molto caldo e un campo già battuto da 4 deficienti, perché erano in 4. Perché avevo avuto una telefonata da mio amico che aveva visto 4 persone in sto campo che deficienti, perché non perché sono andati a spazzolarci, ma perché vanno lì e fanno dei crateri e li lasciano aperti, e per me sono solo dei deficienti. Poi magari sono i primi che si lamentano che il contadino non gli dà il permesso. Comunque adesso andiamo a idratarci un po', poi dopo proviamo a cercare un altro posto, magari l'ombra. La verità è che mi è scesa la catena, perché andare in un campo dove ci sono passati in 4 e trovare quelle buche lì aperte non può non farti scendere la catena, almeno a me mi fa scendere. Comunque il posto era veramente immenso, non abbiamo trovato nulla, o zona già spazzolata o zona dove non c'è stata storia, ecco. Un po' di boscioli, poca roba. Anche se una Crotal Bell dove hanno spazzolato è saltata fuori, lasciata lì da quei 4 maremmani che sono passati prima di noi, e adesso ci rinfreschiamo un po' e poi cerchiamo un altro posto. Andiamo a cercare un boschetto o un campo fresato dove perlomeno si fa poca fatica nello scavare, perché qui è veramente dura. Adesso vediamo se c'è qualcos'altro. Oh, chiasso? Una giornata a vuoto, è venuto fuori un anello alla fine. Cioè, una giornata veramente a vuoto è praticamente questa, però chi la dura la vince, penso sia rame.
non vecchissimo, eh. Però è interessante, peccato che sicuramente c'era una pietra. Era qui. Vabbè, qualcosa è uscito alla fine. Allora, facciamo un ricapitolo. Qua è uscito poco oggi, una gran fatica. È uscito poco poco, è uscita sta fibietta qui che era vista. È uscito inizialmente questo coperchio qui implacato d'oro. Non so se possa essere un portafoto, un portagioie, un porta sto gran cazzo. E poi cos'è uscito? Basta, un bossolo. È uscito questo, ha fatto la giornata. Questo anello. Qui c'era la pietra. Rame direi. Boh, però pesantino, vabbè. E niente, ho trovato un crotalbel, l'amico Tommaso. È una gran fatica, un gran caldo per l'anima del grezzo. Quindi ragazzi, vi saluto. Tommaso dov'è? Vi saluta anche Tommaso. E alla prossima.